Ripassiamo velocemente quelli che sono i fondamentali della pallavolo. Faremo qualche nozione velocissima su di come si mettono le mani, come si utilizzano. Iniziamo a fare il palleggio, ok? Quindi per fare un ottimo palleggio di quante dita abbiamo bisogno? Non sento? 10 dita sopra la testa, ben tese, ok? Che tengono bene la palla. La palla viene tenuta con tutte quante 10 le dita e vanno spinte verso... Bene, gambe divaricate, il piano comunque deve essere sempre con un piede avanti rispetto all'altro, pronto, mani sopra la testa, arriva la palla e spingo verso l'alto, ok? L'importante, avete visto le mie mani? Quante sono? Chi è che ha detto 10? Chi è che ha detto 10? Mattia! Quante mani ho? Piego le gambe, spingo contemporaneamente, finisco e mi conto tutte quante le dita. Controllo anche se mi sono dato bene lo smalto, okay, se mi sono mangiate le unghie, ma le controllo davanti agli occhi così. Il vostro obiettivo per fare un buon palleggio è quello di cercare di palleggiare la compagna piegandosi con le gambe e finendo con questo movimento preciso. Non si finisce né così e né così, ma solamente così. Voi siete all'interno di un campo, io sono il palleggiatore, ok? Quindi l'obiettivo è quello di non far uscire mai il palleggiatore da questo semicerchio. Quindi palleggiate, il riferimento sono sempre io, dovete cercare di essere precisi. Il posizionamento comunque sotto la palla deve essere sempre in maniera tale che la testa arrivi dove c'è il pallone e poi eseguite il palleggio spingendo dai piedi alle dita, passando il sedè, alle braccia e alle gambe. Bravo, ok? L'importante per palleggiare in maniera precisa è che il giocatore che sta nella zona 5 e 4, se vuole palleggiare verso il centro del campo, deve mettere il piede sinistro orientato verso la zona che deve essere colpita dal palleggio. L'esterno in zona 1-2 farà la stessa cosa con il piede destro, quindi piede destro avanti e spingo la palla verso il centro della rete. Voi siete più fortunati, rimanete comunque come volete. 1, 2, 3, 4.